Il processo di lavorazione dei salumi inizia con il disosso della mezzena, prosegue con la salatura e termina con la stagionatura, che può essere più o meno prolungata nel tempo. Definiamo in dettaglio le tappe che stanno alla base della lavorazione dei diversi prodotti. Il disosso identifica l'operazione di asportazione delle ossa. Come vediamo nelle immagini, il disosso è una delle fasi di lavorazione necessarie per la produzione del prosciutto cotto. La rifilatura è il procedimento che ha lo scopo di asportare il grasso in eccesso e di eliminare eventuali vasi sanguigni che potrebbero compromettere il processo di maturazione. Questa lavorazione è indispensabile per conferire al salume la forma desiderata e va eseguita da mani esperte che sappiano utilizzare il coltello con precisione, senza danneggiare cotenna e muscoli. Nelle immagini stiamo osservando la rifilatura di una coscia che sarà utilizzata per la produzione del prosciutto di San Daniele. La pressatura e la spremitura vengono praticate per conferire maggiore compattezza alla carne ed eliminare ogni residuo di sangue. Nelle immagini stiamo vedendo lo jambon de Boss. L'operatore sta simulando l'azione della macchina spremitrice sul salume. La macinatura consiste nella riduzione dei tagli magri e grassi in piccolissimi pezzi che vengono sminuzzati con il tritacarne o il cutter, sino a raggiungere la grana desiderata. Nelle immagini vediamo come viene praticata la macinatura nella lavorazione del salame piacentino. L'impastatura è il procedimento con cui le carni vengono passate all'impastatrice. Le immagini si riferiscono nuovamente alla produzione del salame piacentino. La salatura è il procedimento che sta alla base della lavorazione dei salumi e può essere effettuata a secco o in salamoia. Il sale favorisce la disidratazione dei tessuti, inibisce lo sviluppo dei microrganismi nocivi, conferisce gusto e sapidità e crea i presupposti per una buona maturazione del prodotto. Le immagini che stiamo vedendo ci mostrano come viene effettuata la salatura del prosciutto veneto berico-euganeo. Ricordiamo che quando insieme al sale vengono utilizzati anche spezie e aromi naturali come pepe, vino o aglio, la salatura viene definita più correttamente conciatura. Nelle immagini stiamo vedendo la conciatura del lardo di colonnata. La zangolatura consiste in un massaggio vigoroso e prolungato che favorisce la distribuzione omogenea della salamoia e la coesione fra le diverse parti del salume. Nelle immagini stiamo osservando la zangolatura del prosciutto cotto. L'insaccatura consiste nell'inserimento dell'impasto all'interno di involucri naturali o artificiali per far assumere al salume la forma desiderata. Come abbiamo visto precedentemente, l'involucro riveste una funzione fondamentale, in quanto protegge i prodotti dalla luce e dall'aria, consentendo tuttavia l'asciugatura e la maturazione dell'impasto. Per favorire il processo di sgocciolamento ed evitare la formazione di bolle d'aria, gli involucri vengono forati. Nelle immagini stiamo vedendo l'insaccatura del salame Piemonte. La legatura è l'operazione che consiste nell'avvolgere strettamente e uniformemente un insaccato utilizzando dello spago. Questo procedimento impedisce la formazione di vuoti d'aria all'interno del salume. Col procedere della stagionatura, le maglie si presentano via via più allentate a causa del calo peso del prodotto. Nelle immagini vediamo come viene eseguita la legatura della Coppa Piacentina. La cottura viene praticata per favorire l'unione dei diversi pezzi e conferire maggiore tenerezza alle carni. Viene effettuata in forni ad acqua o a vapore. Nelle immagini vediamo come viene eseguita la cottura nella lavorazione del prosciutto cotto. stagionatura è la fase in cui i salumi vengono posti a maturare in locali ben ventilati, con temperature e umidità strettamente controllate. La sua durata è variabile e permette ai diversi prodotti di acquistare caratteristiche peculiari. Nelle immagini vediamo la stagionatura del prosciutto veneto berico-euganeo. La sugnatura è il rivestimento delle parti non protette da cotenna con uno strato impermeabilizzante costituito da sugna, il grasso del maiale da cui si ricava lo strutto, e farina di riso. Questo procedimento impedisce l'eccessivo asciugamento della parte magra. Come stiamo osservando nelle immagini, viene praticato nella lavorazione del prosciutto di San Daniele. La fumicatura è l'esposizione dei salumi al fumo di legno aromatico. Il fumo ha azione conservante e antibatterica e sviluppa particolari profumi e sapori. Determina inoltre un colore caratteristico che permette l'immediato riconoscimento del prodotto affumicato. Nelle immagini stiamo vedendo la fumicatura del salame di Sant'Olcese.